Sono nato come tecnico, ma avendo una certa età mi sono un po' stufato. La tecnologia è troppo complessa e la cucina di solito rende le persone più felici della tecnologia. Quindi vi faccio vedere una cosa che viene dalla mia metà pugliese, perché appunto stando a Pavia, è un triste posto in provincia di Milano, anche se pavesi non lo sanno, in cui sanno fare solo la zuppa alla pavese, che in quanto zuppa è terribile, e la torta paradiso, che di paradisiaco ha poco. Quindi dalla mia parte pugliese arrivano le mandorle zuccherate, che sono questa cosa qua. Serve una pentola, una padella, meglio se di alluminio, perché bisogna che sia veloce a riscaldarsi e a raffreddarsi. Questa è quella che uso, non ci ho messo sopra la spanna, il diametro saranno 25-28 cm, con questo riesco a fare fino a mezzo chilo. Normalmente, quando ero un po' meno esperto, facevo massimo 100 grammi per volta. Ingredienti, mandorle. Questi sono 3 etti di frutta secca, 2 etti di mandorle e 1 etto di zucchero. In questa foto ancora lo zucchero non c'è, lo zucchero lo vedete qua dietro. Un cucchiaio così sono circa 25 grammi, la bilancia non mi piace, è una complicazione affari semplici, mi piace lo spannometro. Quindi questi sono 3 etti di frutta secca e 3 etti di zucchero con un goccino d'acqua. Come vedete l'acqua è poca, quando mi sembra troppo poca ne metto di più e dopo mi pento. Mi ricordo un po' la mia metà mantovana, quando faccio il sugolo faccio bollire l'uva per circa 10-20 minuti, ma alcuni dicono metti metà uva e metà acqua e fai bollire per 4 ore. Io dico pistola, se aggiungi l'acqua devi aspettare che si asciughi e non ha molto senso. Quindi in questo caso abbiamo 2 etti di mandorle e 1 etto di nocciole, che anche se non è kosher, perché se parli ad un pugliese di nocciole ti guardano male, mi sembra che la percentuale sia buona. Quindi con questa situazione ci troviamo a accendere il fuoco e questa cosa bolle. Viene fuori una specie di magma infernale, attenzione che la temperatura di questo oggetto è ben superiore alla temperatura dello stagno fuso, infatti con la padella e un po' d'olio o volendo di acqua e zucchero si possono staccare tutti i componenti dalle piastre madri in un colpo solo. Il problema è che bisogna affittare prima una appartamento per poi fare aria una settimana in modo che passi la puzza. Comunque questo magma infernale a temperatura altissima bolle e bolle ancora e bolle. Pian piano la schiuma diventa sempre più chiara e sempre più densa fino a questa situazione qua, in cui probabilmente è la situazione giusta per farvi vedere questa cosa qua. Quindi quello che succede, io sento anche l'audio, voi probabilmente no, abbiamo questa situazione di un magma infernale che bolle a temperature assurde, finché non diventa pian piano sempre più solido e a questo punto c'è bisogno di incominciare a mescolare. In questa situazione bisogna togliere dal fuoco il tutto, perché sennò si fa il croccante, che è un'altra cosa che vediamo dopo, perché 21 minuti sono tantissimi. Quindi in questa situazione si toglie dal fuoco e ci troviamo a dover effettuare questo tipo di operazione qua, che è mescolare. Quindi mescolare con le mandorle sul fuoco, e quando si vede che si scioglie troppo, che si fa la parte liquida sul fondo, questo va tolto dal fuoco per raccogliere. In pratica le mandorle fanno scarpetta, quindi quando si è sciolto si toglie dal fuoco per raccogliere lo zucchero, e un po' alla volta lo zucchero viene raccolto tutto e il risultato è quello che conosciamo tutti, e quindi si mescola e quello che resta è fondamentalmente questo. Le prime volte che lo facevo mi rimaneva un sacco di zucchero, con un minimo di esperienza viene questa cosa qua, per cui resta effettivamente poco. È un'incrostazione per cui servono un martello e scalpello per pulire la padella, oppure semplicemente acqua e il fattore tempo, perché lo zucchero si scioglie con l'acqua, per fortuna, e il risultato è questo. La foto è un po' più scura di quello che dovrebbe essere, perché ho fatto un errore con la fotografica. D'altronde è chiaro che farsi le foto mentre si lavora
una cosa è sempre un pasticcio. Quindi questa è la questione, è una cosa che di solito piace. Oggi l'ho portata da un cliente perché sono andato via, ne ho tenute alcune per me. E il rumore di quando si mangiano è piacevolmente questo, ma questa cosa piace. Vengono molto meglio di quelle che si trovano in fiera, nel senso che queste cose si comprano anche in qualche modo. Ecco, attenzione, scottano, scottano, scottano. Quindi mettere su una superficie possibilmente ampia in modo che raggiungano la temperatura ambiente prima di mangiarle. Dopodiché uno dice: ma cosa faccio con tutto questo zucchero qua? Cosa faccio? Aggiungo dell'altro zucchero. Questi sono 2 etti di zucchero. Qua sullo sfondo si vedono 2 etti di mandorle. Questa foto non ci dovrebbe essere perché è un doppione. In questo caso, personalmente, preferisco tagliarle per la lunga. È un lavoro un po' noioso perché vanno prese individualmente, a meno di non farsi una dima. Una volta ne ho fatto mezzo chilo e ho fatto una dima con 2 taglieri in modo da tagliarne in un colpo solo 5 per la lunga. Si può fare anche con le mandorle intere o con la granella di mandorle, questo in base alle preferenze personali. A me personalmente piacciono in questo modo. Quindi, cosa succede poi? Che si mette il tutto, ancora sono le stesse dosi, sono 100 grammi di zucchero per ogni 100 grammi di frutta secca e un goccino di acqua. In questo caso abbiamo già aggiunto l'acqua. Quindi quello che succede è che questa foto è con l'umidità giusta perché mi sono accorto dell'errore prima di accendere il fuoco. L'acqua sempre è poca perché si può sciogliere 1 chilo di zucchero in un cucchiaio d'acqua. Non facciamo proprio così tanto, ma ne basta uno sgorlottino, altrimenti appunto si tratta solo di attendere. L'altra cosa importante è predisporsi, come vedete qua, questa foto non ci doveva essere, ho sbagliato, che miseria, qua dietro la carta forno, perché quando il croccante esce a circa 850 gradi dalla padella di alluminio, deve stare sulla carta forno, altrimenti qualunque altro posto, uno lo carbonizza, due non si stacca più. Quindi se lo mettete su di un tagliere di plastica, finisce che mangerete plastica e zucchero in parti uguali. Quindi con cautela, predisporre una superficie a concia. Qui ho esagerato un po', per 2 etti alla fine si vede, mi è bastato un pochino meno. E ancora una volta, una cosa che bolle, che bolle, che bolle. E poi inizia a diventare scuro, scuro e puzza. Uno dice: oddio, mi bruciano gli occhi, oddio, questa è la volta che muoio, oddio, che caldo, sudo, mi scotto le mani, ci voglio 2 presine, meglio 3 perché la temperatura è altissima. A questo punto uno dice: inizia a diventare scuro, non basta, andiamo avanti. Così uno dice: ah, bello scuro, no, non basta. Ecco, questo forse basta, non mi ricordo se è l'ultima. Arriva a un certo punto e poi raggiunge una fase liquida, in cui è proprio una bella brodaglia completamente liquida, scura, che puzza, che brucia gli occhi. È una cosa orribile, ma naturalmente per ottenere le cose buone c'è bisogno sempre di fare un certo sforzo, c'è questa fatica di raggiungere la cosa bella. E quindi questa finalmente è più o meno la coloritura giusta. Ad essere bravi, uno poteva anche sciogliere questo zucchero che c'è sul cucchiaio, ma non si interessa molto. E a questo punto lo si tira giù, si spegne il fuoco e lo si tira giù. La ricetta kosher dice con mezzo limone, perché non si appiccica sul limone e ci dà quel minimo di aromino che non ci sta male. Purtroppo io quando ho provato con il limone mi sono scottato sempre il pollice, che teneva la parte interna del limone, quindi lo faccio con 2 cucchiai che purtroppo alla fine rimangono un po' incrostati di zucchero e di mandorle. Alla fine rimane un po' di zucchero, ancora una volta la procedura è martello e scalpello oppure acqua e fattore tempo, che funziona sempre, e il risultato è questo. Quindi questo, come vedete, è un tagliere pieno più un pochino circa. Questo scotta, non assaggiatelo, scotta, è morbido, è una terribile cosa. Se provate a staccarlo dalla carta forno, viene giù un pastone, vi rimane in mano un disastro, aspettate che arrivi a temperatura ambiente. Però se siete in Sicilia o in Puglia, lo mettete in una ciotola e sono tutti contenti.
se siete in Lombardia, mettete un umbrattolo chiuso, perché beve acqua. Mi è capitato una serata con degli amici, avevo il mio barattolo col tappo, l'ho messo in mezzo al tavolo, ma due ore di chiacchiere in cui ciascuno rimetteva sempre il tappo sono bastate fuori diventare una specie di gomma, perché bastava mezzo dito per prenderne su cinque, perché si appiccicava una cosa veramente orribile. Quindi, quando è a temperatura ambiente, chiuderlo, se vivete in un luogo insano. Se vivete in un luogo sano, ecco, direi che all'ESC l'umido di quei pantani vicino al tendone dicono o si mangia subito o si chiude, ambiente sterile e chiuso. Questo è il risultato, i piatti non sono standard, sono un po' più grandi di un piatto normale, questi sono 3 etti di frutta secca con 3 etti di zucchero, questi sono 2 etti di mandorle con 2 etti di zucchero. Questa è un'altra vista della stessa cosa e spero di aver bilanciato i problemi tecnici della prima presentazione con una presentazione che spero non guarderete al 2x, perché ci ho già impiegato circa la metà del tempo previsto. Grazie. Grazie mille, Rubi. Ecco, il tempo di preparazione. Le mandorle zuccherate avevo incominciato alle 12.00 e ho finito alle 12.12, per cui ho detto, potevo quasi farlo in tempo reale, tranne il problema di posizionare la telecamera, eccetera. Il croccante ci vuole un po' di più, perché per raggiungere le alte temperature, diffusione dello zucchero e per scucchiare fuori, eccetera, ci vuole un pochino più di tempo. Comunque sono cose molto più veloci di quello che sembra. Provate la prima volta, se viene male mangiatelo da soli, e così la seconda volta viene meglio, lo potete dare agli amici. Io ho sempre questa politica, faccio un sacco di prove. Tanto, quando viene male, se ci sono ingredienti buoni, mangio tutto io e non soffre nessuno. Neanch'io soffro, perché gli ingredienti sono buoni. Ho finito per la seconda volta. Grazie, allora vediamo se qualcuno ha delle domande, se no ce n'ho una io, anche stavolta. Beh sì, una domanda. Il prossimo è... Allora, c'è una domanda che dice... Il prossimo ESC che si farà? Sì, io vi sento comunque sicuramente. No, allora... Aspetti, se ve la fate sulla chat sono più contento. Sì, ce n'è una sulla... Ah, ecco. C'è una sulla chat, però te la leggo. Ma lui non è una roba degli anni 90. Ho una macchina lenta che così funziona bene, non rompete le mie scatole. Il pacchetto Debian ha una configurazione di default che non mi piace, la mia configurazione l'ho costruita negli anni e quindi va bene così. Pretendo la mia privacy sulla mia scelta del window manager. C'è la domanda sulla chat. Sì, questa era la domanda. Se ci sono domande window manager utilizzi. Magari fate anche quelle sulla chat perché vi sento comunque a scatti. Ho problemi sul download, sembra, non so perché. Ha sempre funzionato. Se mi senti anche non necessariamente sì, io tanto a scatti, a sganocchiare. Un mio amico fa il pasticcere e dice che la pasticceria è praticamente chimica, quindi bisogna fare tutto con i bilancini, con i grammi giusti. Come fai tu a fare le cose a occhio? Ho sentito solo come fai tu a fare, mi manca la seconda metà. A fare le cose a occhio? Beh, al desk sicuramente le faccio, e poi se mi procurate un forno ho anche tante altre buone cose da farvi al desk, perché ci sarà, se ci sarà l'esk, cosa che mi sembra ancora non del tutto questo non è sicuro. Non è ancora sicuro, sì. Purtroppo. Allora, Rubi, noi ti ringraziamo un sacco per questo talk un po' particolare, e comunque aprirà la serie dei talk in cucina con Rubi. E poi, ovviamente, se ci sarà l'ESC, ti aspettiamo nel ruolo di cuciniere dell'ESC. Va bene, ho sentito metà, ma immagino cosa sia stato detto. Vi ringrazio a tutti.